L'Abdomotic 3000 è un'interfaccia hardware controllata da PC in grado di pilotare 24 uscite a relè. L'Abdomotic è una scheda creata non solo per domotica e automazione, ma viene anche spesso usata per il divertimento e la sperimentazione. La possibilità di avere delle uscite a relè comandate da software permette infinite applicazioni che possono spaziare dal divertimento alla completa gestione della vostra casa. Come potete vedere dalle immagini, l'Abdomotic è stata costruita e progettata in modo professionale, utilizzando componenti discreti SMD, mantenendo allo stesso tempo un design elegante e ordinato. Non sapete programmare? Nessun problema, perché con l'Abdomotic non serve essere programmatori con conoscenza dei più intricati linguaggi, ad esempio C, C++, JavaScript, Visual Basic o Assembler. Più avanti vedremo come accendere il relè di l'Abdomotic con pochissime operazioni, grazie ai software realizzati con Multimedia Fusion 2. Un altro aspetto che ho voluto curare è quello dei connettori multipolari. Infatti il cablaggio resta indipendente dalla scheda e possiamo intervenire singolarmente semplicemente sganciando il connettore volante senza dover usare un cacciavite. Le dimensioni sono molto contenute grazie all'accurata scelta e posizionamento di tutti i componenti, includendo la possibilità di collegare schede opzionali come Lab Relays e Lab LED, periferiche hardware interfacciabili all'Abdomotic 3000. Il controllo della scheda viene effettuato attraverso un software. Stiamo parlando del software Labdomotic Professional. Questo programma mette a disposizione la possibilità di azionare 24 relay di Labdomotic 3000 come un vero e proprio PLC. Infatti, abbiamo a disposizione tutti gli strumenti fondamentali per ottenere un vero e proprio impianto di automazione, che vanno dai classici relay, timer, suonerie, contatori pulsanti e molto altro ancora. Insieme all'Abdomotic Professional troveremo anche l'Abdomotic Easy, un software creato per il controllo dei relay attraverso una speciale ed elegante interfaccia grafica. Anche quelli che vediamo adesso sono software scaricabili gratuitamente, come Lab Camera, utile applicazione creata per controllare il segnale di 4 videocamere attraverso un solo monitor. Questo invece è Lab Quiz, un simpatico programma che simula una vera e propria postazione di gioco. Ma torniamo alle immagini di l'Abdomotic Professional. Vedete, potete creare un vostro impianto elettrico con estrema facilità e potete personalizzare molte cose attraverso strumenti che saranno in continuo aggiornamento. Con l'Abdomotic Professional possiamo controllare motori trifase con avviamento stella triangolo, inversione di marcia con arresti temporizzati, controllare lo stato di un'apparecchiatura e arrestarla dopo un determinato numero di impulsi. Possiamo azionare un allarme, tenere sotto controllo le ore o i minuti di un'apparecchiatura elettrica in funzione. Provatelo! Funziona anche senza l'Abdomotic e potete utilizzarlo come simulatore di automazione. Vediamo come collegare la scheda al nostro PC. Prendiamo l'alimentatore e inseriamolo alla presa elettrica 220V. Successivamente colleghiamo attraverso un cavetto USB la scheda al PC ed infine alimentiamola. Finito! Adesso l'Abdomotic è pronta per essere usata con tutti i software gratuiti, ma vediamo più dettagliatamente questi software, in grado di azionare tutti e 24 i relay della scheda. Iniziamo con un semplice programma che serve per accendere con tre diverse sequenze le prime 8 uscite di l'Abdomotic. Stiamo parlando di Lab Supercar, un software creato con Multimedia Fusion che azionerà, attraverso delle sequenze preimpostate, i relay della scheda. Nel sorgente di questo simpatico programma troverete una spiegazione dettagliata per ogni evento e basta semplicemente cambiare qualche parametro per crearvi delle sequenze secondo i vostri gusti. Questo software, invece, dimostra come sia anche possibile accendere qualsiasi relay semplicemente utilizzando i tasti della vostra tastiera. Pensate quante cose possiamo azionare, stando semplicemente davanti al nostro PC. Potete accendere delle luci, aprire delle porte, attivare una segnalazione che in quel momento siete occupati. Questi sono invece dei tutorial che vi aiuteranno a capire il linguaggio della scheda in poco tempo. Pensate, in solo pochissimi minuti riuscirete ad accendere i relay di l'Abdomotic. Nel sito www.labdomotic.com troverete tantissimi tutorial che vanno dalla semplicissima accensione attraverso pulsanti grafici alla programmazione più avanzata che chiama in causa condizioni logiche complesse e situazioni casuali generate da molti eventi.
esempio, dove si ha la possibilità di accendere i relè di Labdomotic attraverso un gioco in stile Arkanoid. In effetti è difficile trovare una situazione come questa, ma pensate quanto sia interessante vedere delle luci che si accendono e spengono in funzione a un videogioco. LabGame è un software che potete modificare liberamente, come del resto tutti quelli che avete appena visto, e ne troverete ancora molti. La straordinaria caratteristica di questa scheda, che la contraddistingue da quelle prodotte da terze parti, è il vantaggio di avere un prodotto vivo, con software sempre aggiornati e la possibilità di controllarla con uno strumento semplice ma molto potente, che combina grafica ed eventi in grado di fondersi e di creare software professionali. Stiamo parlando del software Multimedia Fusion 2. Per avere maggiori informazioni, tutorial, materiale da scaricare ed altro, visitate il mio sito internet www.labdomotic.com oppure scrivetemi a edstaring@fastwebnet.it. Grazie per la visione.